In questa prima domenica di Quaresima, la liturgia ci offre alcuni spunti. Convertirci al Signore. Ma attraverso delle trafila, delle modalità. Perché la conversione non è tanto un'opera dell'uomo, è opera di Dio la conversione. E allora noi dobbiamo convertirci a Lui anche attraverso quelle modalità che Lui ci offre. La conversione deve avvenire attraverso un'alleanza, una presa di coscienza. Dio vuole fare alleanza con me. È un'alleanza d'amore, allora la conversione deve essere una conversione all'amore. Dio prende l'iniziativa di venirmi incontro. Dio mi dà le sue sicurezze, le garanzie della riuscita di questo impegno di conversione. Perché? Perché il suo amore è la garanzia. Dio vuole entrare nel cuore dell'uomo e stabilire un patto. Alleanza significa patto. E tutta la Bibbia non è altro che la storia di questo patto. Io stabilisco la mia alleanza con voi, dice Dio a Noè. Con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, animali selvatici. Notate allora questa alleanza va anche al di là dell'uomo, è un'alleanza cosmica che impegna tutta la realtà creata. Con il peccato tutta questa realtà creata è stata segnata dalla scelta sgangherata che ha fatto l'uomo. Questo Dio ricompone l'unità all'interno della creazione tutta. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi e per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. L'arcobaleno. Segno di un'alleanza voluta da Dio. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Così abbiamo pregato nel Salmo responsoriale: fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ricordati, Signore, della tua misericordia, del tuo amore che è da sempre. La conversione non esiste senza fare riferimento a questo amore, a questa fedeltà, a questa misericordia di Dio. Il cuore di Dio, le viscere di Dio si aprono all'accoglienza. L'uomo con il suo peccato si allontana da Dio, ma questo Dio è come un ventre di una mamma che sempre vuole accogliere la vita e vuole annunziare la vita. Grazie, oh Signore, grazie per questo tuo insegnamento. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato un brano della prima lettera di Pietro in cui si sottolinea la centralità di Cristo in tutto il processo della nostra conversione. Noi non ci convertiamo a vita nuova, non realizziamo una realtà nuova se non in Cristo Gesù, il quale è morto, Lui giusto è morto per noi peccatori. Sulla croce ha portato il nostro peccato. E noi abbiamo ricevuto la sua giustizia, sì, da quella croce, e abbiamo partecipato alla risurrezione di Gesù. Cristo è morto, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. E allora la conversione, la riconciliazione, è proprio questo ricondurre tutti noi a Dio, è un progetto di Dio. A questo amore naturalmente deve corrispondere anche il nostro amore. Ecco, allora le nostre scelte etiche coerenti all'amore di Dio non sono altro che scelte d'amore. E fino a quando noi non entriamo nell'ottica dell'amore, la nostra conversione è semplicemente un'ascesi così umana che lascia il tempo che trova. Subito dopo Pietro parla dell'acqua del diluvio che ha purificato l'umanità. Quest'acqua è immagine del battesimo, ora salva anche voi.
non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Giustamente Walter ha scelto all'inizio della Santa Messa un canto tutto sull'acqua, l'acqua pura, l'acqua che purifica. È sorgente di vita nuova, il battesimo. E allora la conversione per noi cristiani soprattutto è vivere il battesimo, dove c'è tutta la potenza della grazia di Dio. Questa grazia che ci è data a noi attraverso il mistero pasquale di Gesù, la sua morte, la sua risurrezione. Ma questa conversione implica anche un'ascesi. E qualora nel Vangelo abbiamo ascoltato, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. E Gesù ha superato la tentazione. Notate, lo Spirito conduce Gesù nel deserto. Qualcuno traduce per essere tentato da Satana, nel senso che la stessa tentazione appartiene anche al progetto di Dio. Non solo per Gesù, ma anche per tutti noi. Non che Dio vuole che noi cadiamo alla tentazione, ma vuole che attraverso il superamento della tentazione noi ci carichiamo di meriti, ci carichiamo di fedeltà al Signore. L'Evangelista Marco non parla della identità di queste tentazioni, dice semplicemente in un modo generico fu tentato da Satana, ma gli altri evangelisti sottolineano proprio la qualità delle tentazioni, il diavolo che tenta e Gesù che risponde sempre sta scritto, ossia il modo migliore e direi l'unico modo per superare la tentazione è fare riferimento alla parola di Dio. Nel canto al Vangelo, la liturgia oggi ci ha fatto leggere queste parole di Gesù. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E allora vogliamo superare le difficoltà? Pensiamo sempre. Il Signore cosa mi sta dicendo in questo momento? Cosa vuole il Signore da me? Quando l'uomo ha voluto seguire la sua logica, le sue vie, i suoi ragionamenti, l'uomo ha fatto delle scelte sgangherate, perché per essere nella via della santità bisogna sempre ascoltare la parola di Dio, che è pane di vita per noi. Gesù poi andò in Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. In queste poche parole c'è la sintesi di tutta l'azione apostolica di Gesù. Cosa faceva? Era pellegrino, andava da una sinagoga a un'altra e cosa annunziava? L'oggetto dell'annunzio: il tempo è compiuto. Questo è il tempo della grazia. Apriamo il nostro cuore ad accettare Dio che viene a noi. Il regno di Dio è vicino a voi, la signoria di Dio è vicina ai vostri cuori. Ecco, accogliete questo regno di Dio vicino a voi. Convertitevi a questo regno di Dio. Convertitevi e credete al Vangelo. La conversione in primo luogo è proprio questo atto di fede a questa lieta notizia, che il regno di Dio è vicino a voi. E allora la parola di Dio di quest'oggi ci indica la via. Vogliamo essere nuovi secondo il cuore di Dio, dobbiamo proprio convertirci il nostro cuore, il nostro pensiero, la nostra volontà, la nostra libertà all'azione della grazia. Se Dio è amore, convertirsi significa accogliere l'amore con amore, rispondere all'amore con l'amore. Gesù dirà alla donna che aveva tanto peccato: ti sono perdonati i tuoi molti peccati perché hai molto amato. E allora la conversione più bella è convertirsi all'amore.